embrionale, il progetto si sta elaborata l'idea, si sta facendo il progetto, quindi passerà ancora qualche mese per poi presentarlo e vediamo un attimo. Ma non è che il 2021 si riesce a fare già lo stadio, diciamo, si presenta l'idea, si presenta il progetto, poi richiama. Era questo già una cosa che avevo accennato in passato, che era una cosa da fare, perché così come sta messo lo stadio non è nelle condizioni che può ospitare più di tante persone, quindi va adeguato e per l'adeguamento ci vogliono tanti soldi, vale la pena rifare insomma una struttura moderna, nuova, però ci vuole tempo. Da questo a dire, insomma, noi stiamo elaborando l'idea, poi il sindaco Pedda è molto molto molto, come dire, reattivo subito, sì. Il 2021 sicuramente potremmo avere il progetto, ma non certo lo stadio, voglio dire. Certo, l'idea però è quella di non realizzare solo uno stadio, ma gli impianti moderni ormai vedono all'interno centri commerciali, casomai anche la foresteria per gli atleti, anche un museo dedicato all'Avellino, casomai. Vabbè, certo, questo sicuramente è chiaro che dobbiamo rispettare quelle che sono tutte le norme, ma fare uno stadio anche che sia moderno, sia uno stadio diverso da quello che si limita solo al campo di gioco, diciamo. Il campo di gioco è importante, ma è importante anche per far sopravvivere queste strutture, c'è bisogno di un'altra. L'obiettivo è proprio quello di fare una struttura moderna, diciamo, molto 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 bella, molto molto anche architettonicamente molto bella, e che possa in qualche modo rispettare quello che è la nostra città, la nostra provincia. Che Avellino vedremo nel 2021 anche in vista del mercato che si apre tra qualche giorno? Visto che voi fate sempre molto, molto. Ho visto anche questi giorni passati che avete tolto uno, messo un altro, messo nell'altro, cioè noi alcune notizie le prendiamo da e nel 2021 ci auguriamo che sia meglio sicuramente nel 2020, veramente ce lo aspettiamo, perché dopo tutto quello che abbiamo passato il 2021 dovrebbe in qualche modo favorirci, almeno diciamo dal punto di vista, come dire, del vento, perché quello che abbiamo avuto in questi ultimi periodi non è stato bello, no?